Come stai? Insomma, ci sono stati anche tempi migliori. Immagino. Stavamo riflettendo prima, fuori, sul fatto che voi siate stati, quantomeno per la mia generazione, ma per diverse generazioni, dei maestri di conflitto. Cioè ci avete insegnato a confliggere, ci avete insegnato a, di nuovo, con Dylan Thomas, a infuriare contro il morire della luce. Vorrei chiedervi come oggi, a distanza di tempo, come vi va ancora di confliggere? Dove trovate le energie e le risorse per continuare a lottare? Sono i quartieri. Sono quartieri programmati per commettere reati, sono quartieri programmati per chi tutto carcerato. Coltivati a batteria negli alveari di cemento, siamo stati tutti selezionati accuratamente. Come natura crea, la legge poi distrugge. Ed è dentro questo ciclo modificato geneticamente che vive la mia gente, in assoluta sincronia col mondo adiacente, ma sempre fuori tempo. Guardare e non toccare, guardare e non toccare, però desiderare, desiderate pure. Stavano un gruppo di signorine che si lamentavano, due mamme che chiagnevano, non capivano con chi erano a parlare, dove si va, che si fa. Figlio, ma dove cazzo sta? Totore che appena vedevo fratello era buffè mazzato, Luchetta che parlava lo cainato, tutto ammirato, un padre che lo aveva rinto pacca tre camise perché non si era regolato che chilo. Gente anormale che può incontrare o mercato, ospedale, o in fila per parlare che parente carcerato perché rinta sticcella. Non ci trovo i peculati, truffa aggravata contro Stato, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, corruzione magistrato o l'evasione fiscale. Trovo a Pascal, rapina a mano armata, a Vicenza, spacciatore, a Renato, scippa e estorsione, a Diego, risse e danneggiamento aggravato, e si tu vire buono, trovo puro cazzo che cacato. Tua legalità, l'inflessibilità, certezza della pena o magistrato e sorveglianza. Voi siete una paranza. E gente che ha perduto la dignità, e pagliacci che non mi hanno mai fatto variare, ma sono tutti in notte che vi vengo a pigliare, perché siamo condannati in primo grado a commettere reati, nati in tacetti quartieri che tutto quello che teniamo è quello che ci hanno rubato. Ah, che non ci sono stato. Stanno i guardie, sta galera, secondino, magistrato, cosa fai con l'avvocato? È un ambiente esclusivo, è l'ambiente recattivo. Estorsione, scippo, omicidio, spaccio, aggressione, ricettazione e rapine e tamanere. Sventate, tentate, reiterate a mano con destrezza, a mano armata, con tristezza. Diffusori. Perché credo che noi ci siamo sempre definiti il megafono di un movimento di cui facciamo parte. Non abbiamo mai insegnato, almeno non abbiamo mai preteso di insegnare nulla. Abbiamo anche imparato molto poco, quindi che vuoi insegnare? Però io credo che in realtà uno dei problemi che viviamo oggi è proprio la mancanza di diffusori di conflitto. Cioè io credo che dopo un fatto storico di cui tra l'altro in questi giorni proprio decorre il ventennale, c'è stato un'accelerazione che ha fatto sì che un passaggio strano, no? Perché poi Genova nel 2001 era l'inizio di un nuovo secolo e praticamente quell'episodio ha fatto sì che proprio si sentisse il passaggio di un secolo, perché si è persa la fascinazione del conflitto e si è iniziata a inseguire, diciamo, io detesto la parola politically correct perché è una parola che credo non significhi nulla ed è una pratica che io non concepisco, perché ci sono delle cose che anche se spiacevoli vanno dette e ci sono delle cose che non si è liberi di dire e che è giusto, anzi che era giusto che non ci fosse la libertà di dire. Purtroppo prima dietro parlavamo che io penso che una delle origini dei mali che noi stiamo vivendo è la diffusione di una falsa citazione di Voltaire. Io non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita per fartelo dire. No, ci sono delle cose che devi vergognarti di dirle, cioè è giusto che tu anzi era giusto. Basta con questo fatto che la gente può dire, cioè io mi sono stancato di sentire gente che dice delle assurdità, tipo
che io, se uno mi dà un cazzotto, lo posso sparare semplicemente perché ho la pistola, per esempio, no? Cioè, lo trovo folle, e tra l'altro è un atteggiamento mafioso, perché poi le stesse persone che dicono queste cose, ovviamente, se sono le persone che magari ti denunciano perché tu le chiami luta, no? Quindi, insomma, è un paradosso che... C'è un riferimento qui a... No, ma puramente assolutamente casuale. No, non fa. Un solito giornalista può mettere la cosa. Non c'è nessun riferimento, ha fatto un discorso generico. Ma Lota, precisamente per i romani, cosa... Allora, Lota, tra l'altro, ecco, questa è una cosa strana. Questo... Con la O chiusa, quindi. La Lota, sì. La Lota. Che poi dipende, se sei molto Lota, aggiungi delle O. Perché in napoletano, per esempio, strunzo con svariate S, svariate T e svariate Z vuol dire che sei molto strunzo. Comunque significa è il fango, è quella roba che... È quella schifezza nella quale sguazzano certi animali amebe dai putridi tentacoli, per cui io, per esempio, bavosi lumaconi senza guscio, questa roba che sguzza. Però significa un comportamento quindi, errato. Io per esempio... Quindi, al magistrato ho detto che significa comunque... un po' voler rimestare nel torbido, questo gli ha voluto dire Marco. No, ma io che per esempio la mia maestra, quando scriveva male quando facevo male il tema, diceva: Marco, sto tema l'hai scritto mangaluto. Cioè, io non mi sono mai sognato di denunciare per diffamazione la mia maestra, perché pensavo che era un modo per farmi capire che stavo agendo male. Cioè, questo è, insomma. Non solo, io vorrei dire una cosa anche sul va preso a calci in culo ogni volta che esce fuori andrebbe preso a calci in culo ogni volta che esce fuori di casa. A me, dove sono cresciuto io, se mi dicono andresti preso a calci in culo ogni volta che esci di casa, io dico: ma non, meno male, andrei preso a calci in culo. Se mi voleva prendere a calci in culo, chi lo veniva e mi pigliava a calci in culo, senza avvertimento e senza andrei, senza questi, come si chiamano, condizionali, che sono diversi da, per esempio, abbatterò con le ruspe le vostre case o altre cose che sono state dette dalla stessa persona, diciamo, dal querelante, chiamiamolo così. Chiarissimo. Perché noi una volta ci amavamo. Era un amore impossibile, perché comunque lui è dell'estrema destra e io sono dell'estrema sinistra, però era amore, era una forma d'amore, un amore conflittuale, di quelli un po' sadomaso, diciamo. No, ci piaceva questo fatto e giocavamo, ci punzecchiavamo, ci insultavamo. Poi a un certo punto mi ha trascinato davanti a un giudice come un Ilaria Cucchi qualsiasi, e da allora lui per me sarà solo il querelante, basta. Allora, a proposito dei versi di prima, mi viene in mente la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare e sovvertire. Come va? Tutto bene. Come procede il processo di sabotaggio e sovversione? Sì, procede. Beh, quello è un processo continuo, non è che finisce a un certo punto, che tu è tutta la vita che devi sabotare e sovvertire. E quindi noi continuiamo nel nostro privato, nel nostro pubblico, nel nostro lavoro, in questo momento. È un continuo atto di sabotaggio nei confronti di quello che ci sta stretto, no? Di quello che ci impedisce di esprimere le nostre potenzialità, perché la nostra può essere definita come una grande battaglia per la libertà di espressione, ma come giustamente diceva Fratomo, non per la libertà di tutti di esprimere qualsiasi cazzata gli viene in testa di esprimere, per la libertà nostra, principalmente di nostra, non come gruppo musicale naturalmente, ma come un'area sociale ampia, di esprimere le nostre potenzialità, e non solo con le parole, ma prima che con le parole, proprio con i fatti, avere la possibilità di studiare, di evolversi, di comunicare, di esprimere un pensiero politico che magari non si allinea con quelli esistenti, immaginare un futuro diverso da quello che ci hanno pensato per noi, immaginare un futuro diverso per tutti, oltre che solo per noi. Tutto questo per noi era la libertà di espressione. Guarda, posso dire una cosa? Io penso che, per riallacciarmi anche alla prima domanda che hai fatto, penso che oggi il conflitto paradossalmente è una serata come questa, perché in una società in cui è
tutto veloce ed è tutto finto, organizzare degli incontri dove la gente parla e la gente ascolta con calma, senza inseguire i like o senza inseguire l'argomento trend topic della giornata, credo che sia una delle cose più rivoluzionarie che si possa fare in questo momento, che è una cosa triste, devo dire la verità, molto triste. Però credo che questo sia una delle cose più importanti che si possa fare, perché tornando anche al discorso che stavo facendo prima, io sento che dopo Genova, per esempio, una delle cose che più detesto, tornando in termini di parole, è che dopo Genova noi non parliamo più di giustizia ma parliamo di legalità, che sembrano due parole simili, ma in mezzo c'è la fossa delle Marianne, perché se tutti rispettavano le leggi stavamo ancora allo statuto albertino, come diceva Primo Moroni. Io credo che invece quando una legge è ingiusta è fondamentale riuscire a battersi per trasformarla o anche per non rispettarla. E non è un caso che uno dei più grandi diffusori della legalità è anche uno dei più grandi fan di uno dei paesi che meno rispetta le leggi internazionali, che è Israele, perché poi c'è sempre questa cosa, no? Che la mania della legalità è sempre portata avanti da chi c'è il potere e chi fa le leggi e chi dice a me che voi rispettate le leggi mi conviene perché le leggi mi tutelano. E purtroppo io credo che c'è anche tutta una parte della sinistra istituzionale, non solo istituzionale, che si è abbandonata, no? Cioè, immaginiamoci, cioè, per esempio, ricordiamoci tutto quello che è successo quando noi abbiamo consentito a Del Fango di emergere, permettendogli di festeggiare, di creare l'anti 25 aprile, no? Sta commemorazione delle foibe che io non ho mai capito, no? Perché poi, cioè, questa gente che non riesce a capire perché gli slavi sparavano gli italiani volendo sparare della povera gente che si mette in mare per venire qua a cercare un tozzo di pane e un po' di lavoro, io non lo riesco a capire. Cioè, per me è normale, cioè, se uno viene a casa mia, mi spara, mi caccia di casa, mi impedisce di parlare la mia lingua, appena io ho la possibilità, cioè, io, come dire, mi vendico, no? E io credo che noi abbiamo fatto, dico noi anche se io no, una serie di errori enormi che hanno portato a sdoganare una serie di cose che prima non si potevano fare, non si potevano dire, e ne stiamo pagando tantissime le conseguenze. E tra l'altro, tornando anche a Genova, voglio dire una cosa e chiudo perché parlo tantissimo, che una cosa che ho sentito poco dire di Genova, che alla fine Genova è stato un successo, perché a Genova c'era un movimento che portava in piazza milioni di persone, che contrastava tutto quello di cui noi adesso ci lamentiamo e di cui si lamentano paradossalmente anche le persone che ci chiamavano dei pazzi e che invocavano la repressione. Ed era ovvio che il sistema ci doveva bloccare. Io mi ricordo che noi già alla fine del secolo scorso dicevamo che guerre e ingiustizie avrebbero generato un flusso migratorio enorme e che questo flusso migratorio enorme avrebbe creato dei casini nell'Occidente enorme, eppure non è che noi eravamo Nostradamus, era evidente, questa cosa è stata pensata, ideata, ed era normale che bisognava spegnere con un massacro un movimento che portava milioni di persone in piazza a cercare di contrastare quello che era, noi lo chiamavamo il nuovo ordine mondiale, adesso diciamo lo schifo che stiamo vivendo. Il vecchio ordine mondiale adesso. Si è fatto vecchio pure l'ordine mondiale nel frattempo, però continua a persistere. E continuate a persistere anche voi. È uscito recentemente il vostro ultimo singolo, vorrei ascoltarvi tutte e tre su quest'ultimo pezzo che avete messo al mondo recentissimamente. Cosa vi ha spinto e come è stato rimettere mani a una creazione? È stato semplice ma molto complesso, nel senso che mi era arrivato questo beat tipo nel mese di maggio
e fino al mese di luglio non ero riuscito a scrivere neanche una parola. Due mesi senza scrivere neanche una parola significa che o il beat non mi aveva detto niente, però il beat mi piaceva proprio. Comunque era il mese di luglio e stavo nuotando in mezzo al mare, ero arrivato alla boa e volevo tornare indietro. Arrivato alla boa, mi venne in mente Le vite dei neri contano. Incomincio a nuotare a dorso, mi ricordo ogni cosa. Ho fatto una faccima di corsa fino alla spiaggia per tornare poi a casa a trovare una penna per poter scrivere queste cose. Comunque sono corsa, ho il foglio del testo originale ancora bagnato. Sono uscite tutte da sole mentre tornavo indietro dal mare. Quindi era un'urgenza, come un po' tutta la nostra storia. Sono urgenze che a un certo punto si manifestano. Alle volte le stimoliamo noi queste urgenze, altre volte sono, secondo me, le volte migliori sono quando si manifestano da sole, diciamo, quando tu il lavoro che hai fatto è stato solo riflettere e poi a un certo punto le parole arrivano da sole. Hai fatto spazio. Sì. E ti parli della musica. Della musica. Sì. Ma io penso che dopo un po' di anni che non ci accingevamo a scrivere, era normale un po' quello che è successo a lui, era normale che succedesse, cioè, come dire, avere la preoccupazione di centrare un argomento, no? Quindi quando poi a noi è arrivato quello che ha scritto Luca, abbiamo subito iniziato a immaginarci come costruirci intorno il vestito giusto e come poterlo fare arrivare il più lontano possibile, perché c'è sempre, diciamo, ci ha sempre interessato poter essere un megafono. Un megafono si preoccupa di farsi ascoltare ad ampio raggio, quindi abbiamo iniziato subito poi in studio a lavorare a questo e a immaginarci anche come diffondere questo messaggio. Io trovo che tutto il lavoro intorno a questa canzone sia stato molto, molto interessante e anche molto ben curato. Anche i ragazzi che hanno collaborato alla costruzione del video sono stati, come dire, il video è una loro idea, ma ci ha colpito subito. Tra l'altro nel video, per chi non lo sapesse, c'è Officina 99, che è il posto dove siamo nati, quindi trovo sia stato stimolante anche per il percorso che ci stiamo immaginando nei mesi prossimi, nei mesi a seguire. Nero su bianco, ricordiamo il titolo del pezzo. E per concludere, la domanda del cazzo. Cioè, dove corre oggi il Guaglione? Dove sta correndo oggi? Se continua a correre? Cioè, io penso magari con un po' più difficoltà, perché qualche annetto ci sta, le gambe. Cioè, diversamente, cioè, Guaglione. Diversamente Guaglione. Però io credo che noi magari, come dire, con più disillusione continuiamo a correre mossi dalla speranza di contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Poi se posso citare una delle didascalie che avevano scelto per la pubblicità di Sud, il film di Salvatore, in cui fu inserita Cururuaglio, che è stato un po' per noi il biglietto di presentazione per uscire dal nostro piccolo club, no? Ed essere immediatamente proiettati nel mondo reale. Il Guaglione corre pure a cazzo, l'importante è che corra, perché se corri rapido non vieni nelle foto. Buona sfocatura a tutti, allora. 99 Posse, grazie. Sì.